Per chi si è ammalato di Covid per almeno un anno, le probabilità di una nuova infezione è dell'ordine di 1 su 300, mentre quelle di incorrere in una forma grave meno 100 volte inferiori. L'effetto protettivo di una precedente infezione, inoltre, sembra ridursi di poco con la variante Omicron. Sono queste le conclusioni di uno studio condotto da ricercatori delle università di Bologna e Ferrara e della ASL di Pescara. Ascoltiamo il professor Lamberto Manzoli, docente dell'Università di Bologna. Allora, i dati sono che in accordo con la letteratura internazionale, quindi non è una cosa nuova, diciamo, però è importante perché su tutti i residenti in Abruzzo è venuto fuori che coloro che sono guariti da una infezione precedente al coronavirus, insomma, che conosciamo tutti, hanno un rischio basso di riammalarsi, più che di riammalarsi, di reinfettarsi, invece intorno allo 0,5%, insomma, siamo più bassi dell'1%. Con la Omicron sale ovviamente questo rischio, però noi in Abruzzo abbiamo registrato circa l'1%, quindi l'1% dei guariti effettivamente si reinfetta. Questo entro 18 mesi circa, che era il follow-up del nostro studio, inevitabilmente non può andare sopra. Per quello che riguarda invece il rischio di ammalarsi, cioè con un Covid grave, questo per fortuna è molto più basso per coloro che sono guariti, hanno avuto un'infezione e hanno recuperato, eccetera. Il rischio proprio di ammalarsi di Covid è inferiore a 1 su 1000, quindi insomma è molto raro. Sì, abbiamo visto che ormai sono tantissime le persone guarite, sono circa in Abruzzo più di 250.000 abruzzesi hanno contratto l'infezione e sono guarite. E questo quindi ci rassicura, ci conforta il fatto che abbiano un rischio molto basso di contrarre di nuovo non solo l'infezione, ma soprattutto bassissimo di avere una malattia severa o di addirittura morire per il Covid. Questo stante le attuali varianti, ovviamente l'attuale conoscenza. È ovvio che non possiamo escludere se saranno nuove varianti, e questo non lo sa nessuno, ovviamente. Sul futuro, infatti, ci sono delle incognite. Ci sono altre cose su cui si sa meno. Una cosa che si sa è che sicuramente i vaccini hanno avuto efficacia nel prevenire il Covid grave e i decessi. Poi ci sono degli aspetti meno chiari che ancora devono essere del tutto chiariti bene. Sì, questo discorso della durata della protezione. Per quello che riguarda l'immunità naturale, cioè coloro che sono guariti, la durata sembra essere lunga, perché noi abbiamo avuto un follow-up intorno ai 22 mesi e non abbiamo trovato una grande differenza nel tempo. È possibile che poi cali a partire dai 18 e i 24 mesi, ma sicuramente non abbiamo visto un calo serio e drastico dopo 6 mesi, ad esempio. Mentre per quello che riguarda la dose booster, questo è un discorso un po' più complicato perché effettivamente l'immunità da vaccino sembra calare e va verificato un po' meglio, però questo è un po' diverso. Quindi c'è una differenza tra l'immunità naturale e l'immunità da vaccino. Comunque è sempre bene vaccinarsi. Beh, per carità, ovviamente, insomma, hanno avuto sicuramente un'efficacia.